10 minuti dopo le 8, queste Capital News con Riccardo Quadrano, Jean-Paul Bellotto e con grande piacere che introduciamo il nostro ospite di oggi è Don Luigi Ciotti. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Fondatore del gruppo Abele, dell'Associazione Libera, si batte, lo sapete probabilmente tutti, per la legalità contro le mafie e la mafia. Don Luigi torna in prima pagina oggi, apertura di Repubblica, oggi voto di scambio, la rivolta dei PM a rischio di processi di mafia. Insomma, non si riescono a chiudere queste pagine, alcune non sono neanche aperte, non riusciamo a vivere normalmente rispetto alla lotta alla mafia. Cioè, anche una legge promossa dal Parlamento, un governo di larghe intese, potrebbe, come denunciano molti PM, come denuncia oggi su Repubblica Roberto Saviano, creare dei problemi ai PM che indagano diciamo uno delle parti più oscure, ma più diciamo pericolose del rapporto tra politica e criminalità organizzata. E beh, c'è anche da chiedersi come mai da 400 anni noi parliamo di Camorra in Italia, come mai da 200 anni parliamo di Cosa Nostra, da 800 anni parliamo di 'Ndrangheta. Continuiamo a parlarne, queste presenze criminali mafiose continuano ad esserci pur con i cambiamenti e le trasformazioni. Dobbiamo non dimenticare assolutamente le cose positive che sono state fatte, il sacrificio di tante persone, l'impegno concreto veramente di tante realtà, l'onestà anche di molti uomini, donne e istituzioni, però di fatto io credo che siamo ancora qui una volta a chiederci se veramente si vuole affrontare i nodi della corruzione, dell'illegalità, dell'evasione fiscale, delle mafie. E la lotta alla mafia la si fa innanzitutto in Parlamento con le leggi giuste. Questa legge che chiede la modifica del 416 ter è stata promossa proprio dalle associazioni, dai gruppi, per chiedere ai deputati e ai senatori uno scatto in avanti per considerare il voto di scambio non solo la mazzetta, il denaro, ma anche altre modalità. E ora c'è questa parola abilissima messa che crea una serie di interrogativi. Io credo che le osservazioni di PM sono così giuste, attente, perché loro quotidianamente devono confrontarsi con le modalità che i mafiosi usano, le strategie, le furbizie, e quindi la loro denuncia è una denuncia importante. Peccato che alla parola che c'era prima, promessa di voti da parte delle organizzazioni mafiose, che quindi metteva in evidenza un elemento molto forte, è stato sostituito con procacciamento, che apre tutta una serie di dubbi e di interrogativi. Speriamo che ci sia al Senato lo scatto di unire le forze per modificare questa parola, che ha una profonda ambiguità e che aprirebbe delle altre ambiguità nell'applicazione della legge. Senta Don Ciotti, proprio da questo punto di vista, lei come giudica fino a questo momento l'operato dell'esecutivo? Io sono molto preoccupato, inquieto, anche qui non voglio mai semplificare, non voglio mai generalizzare, ma mi sembra ancora una volta che veramente non si tenga conto realmente di una serie di problemi, di fatiche, di sofferenze del nostro paese. Il cambiamento e la speranza hanno il volto soprattutto degli esclusi, di quelli che fanno più fatica, e le politiche sono molto distanti da tutto questo, nonostante alcune azioni annunciate di attenzione e di buona volontà, ma la distanza è abissale. Anche di fronte ai dati dell'Istat, gli ultimi, che ci parlano di una forte crescita della povertà relativa nel paese, ma impressionante la povertà assoluta di oltre quasi 5 milioni di persone. Ma vorrei che nessuno si dimenticasse che l'Italia ha circa 6 milioni di persone analfabete e che siamo agli ultimi posti veramente per la dispersione scolastica dei nostri ragazzi. Allora, non dimenticando le cose positive, vi prego, bisogna sempre distinguere per non confondere, fare in mezzo alle positività, l'onestà di molti, gli impegni di tanti. Ora si penalizzano una serie di servizi, a pagare i prezzi più grandi sono ancora le fasce più deboli, sono le persone ancora più fragili, sono quelle realtà che tutti i giorni, quotidianamente sono impegnate al servizio di tutte queste persone. C'è una disattenzione proprio rispetto alle politiche sociali, che sono veramente una delle strade fondamentali per un cambiamento. Secondo lei nei provvedimenti, nei primi provvedimenti del governo, c'è un segnale in questo senso oppure no? No, è questo il problema, è che ci sono certamente delle annunciazioni,
alcuni interventi, ma sono molto distanti, molto insufficienti. Non è un caso che il gruppo Abele, Libera, alcune associazioni stiamo promuovendo miseria ladra, La quindi campagna tutto. Miseria Ladra, sì, l'avete Eh sì, lanciato che la nelle scorse settimane. lanceremo. Volevamo chiamarla porca miseria perché è un'espressione molto chiara della gente, ma basta dire miseria ladra perché poi la miseria porta a fare pagare il prezzo di tutto questo ancora una volta a chi fa già più fatica. Penso al problema della povertà, certo, ma penso anche il grande nodo del lavoro, le politiche giovanili, il problema Certo. della scuola. Ma Don Luigi, lei pensa Signori. mi scusi, che il Parlamento sia in qualche modo paralizzato, che questa maggioranza di larghe intese sia sì, diciamo, era forse in quel momento, chissà, forse no, l'unica possibile, però diciamo, ci sono veti incrociati. L'ex presidente della Camera Bertinotti ieri ha detto che Napolitano non può sospendere la democrazia, a proposito delle parole, non è possibile staccare la spina a questo governo. Oggi, tra l'altro, Napolitano risponde attraverso il Corriere della Sera, dice che le elezioni anticipate sono una patologia italiana, insomma, ribadendo di fatto il concetto, dicendo però se qualcuno vuole votare la sfiducia a Letta lo può fare. Insomma, cosa ne pensa Don Luigi? Beh, io penso con molta inquietudine tutto questo perché personalmente sono stanco di leggere tutti i giorni, sentire tutti i giorni le beghe che riguardano più le varie forze politiche, i loro equilibri, la ricerca di percorsi per stare a galla, ma come è avvenuto l'altro giorno di fronte al fatto di questo sequestro di una persona, quello che è successo all'interno del Viminale. Il ministro degli interni, e poi soprattutto che si va a votare quando si va a votare, come era successo per il caso Ruby, no? Che si sa che quella non è la verità, si sa che la gente che ha quel ruolo, quella responsabilità, almeno in gran parte ne era perfettamente a conoscenza. Insomma, non vorrei essere preso per il naso come me e tanti, tanti altri cittadini italiani. E nel momento in cui c'è una grande, grande crisi economica nel paese, non ci sono i soldi. Io credo che non sia retorico, non sia demagogico dire, eh beh sì, facciano altre scelte, insomma, non abbiamo bisogno di quei bombardieri, le grandi opere che poi non so quanto grandi potranno essere per darci una serie di garanzie, vengano sospese per piacere come la TAV, perché venga sospesa un attimo, non ci sono i soldi, beh, dirottiamoli veramente a rispondere per fare ripartire il paese, per creare quei servizi che mancano alle persone. A una sanità malata. E allora quando si fanno queste larghe intese, che poi diventano giochi di grandi equilibri, bisogna garantire delle persone, si fanno ancora dei favori agli interessi di qualcuno, e beh, signori, le mafie sono forti quando la politica è debole e Certo. quando la democrazia è pallida, non dimentichiamoci di questo. Solo come piccola postilla a quello che ha appena detto Don Luigi Ciotti, oggi Libero, quindi insomma, non proprio un giornale di estrema sinistra, segnala che le forze armate italiane nel 2012 hanno speso 14 miliardi e 300 milioni di euro in armi ed Ecco. equipaggiamenti. E qui torniamo sul discorso di Don Ciotti di poco 14 fa, miliardi, cioè che i soldi. soldi potrebbero essere impiegati in un altro modo. Senta, Don Ciotti, fra le tante vittorie della sua associazione di Libera, ce n'è una proprio di queste ultime ore. È stato appena inaugurato a Scanzano Jonico, siamo in Basilicata, il primo stabilimento balneare confiscato alle mafie e restituito alla collettività. Si chiamava Squalo Beach, adesso si chiama Onda Libera, che ci piace molto di più. Allora, volevo chiederle questo: quando si verificano queste belle situazioni, vede sicuramente negli occhi della gente, insomma, la riconoscenza e anche la soddisfazione, ma in realtà quanto si sente seguito, quanto si potrebbe crescere ulteriormente, parlo di popolo italiano, per seguire le iniziative di Libera e delle altre associazioni che perseguono questi scopi? E beh, devo dire che uno prova gioia a vedere che è possibile, la dimostrazione che se si uniscono forze, energie, idee, se si vuole lavorare insieme, se si crea veramente un pochettino questo noi, è possibile voltare pagina, ma questo senso di responsabilità, meglio di corresponsabilità, deve appartenere a tutti. È un problema di democrazia, diciamo la voce alta, perché la democrazia si fonda, come voi mi insegnate, su due grandi doni, che sono la giustizia sociale e sono veramente la misura di un'attenzione profonda con le persone. Ebbene,
Ma la democrazia non starà mai, mai in piedi se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. È quella che noi chiediamo allo Stato, alle istituzioni, alla politica, ma è quella che dobbiamo chiedere anche noi come cittadini. È un noi che dobbiamo costruire. E quando si riesce a realizzare dei percorsi, come quello che in questi giorni, come quello che è avvenuto in altri beni, quello che stamattina nell'aula del Consiglio della Regione Sì. Lazio, si apre una bottega di prodotti di Libera come un piccolo segno di impegno, di trasformazione. E beh, questi sono segni di speranza, però sono piccoli segni di speranza, sono piccoli segni di speranza, piccoli, piccoli, piccoli. Bisogna fare uno scatto di più tutti insieme, perché da una parte si costruiscono delle cose, dall'altra parte passano delle leggi che indeboliscono gli strumenti di indagine, depotenziano il controllo di quei reati che delle mafie sono l'anticamera, partendo dalla legge sulla corruzione, il gioco d'azzardo che noi abbiamo.││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